Allora, adesso vi sembrerà che cambiamo argomento, in realtà non cambiamo affatto argomento, però il teorema che dobbiamo dimostrare ha una portata più generale, quindi è uno dei teoremi più belli di tutta l'analisi. Si chiama teorema delle contrazioni, o anche principio delle contrazioni di Banach-Cacioppoli. Stefan Banach era un matematico polacco e Renato Cacioppoli era un matematico italiano che per metà era di origine russa. Era nipote di Bakunin. E ha insegnato a Napoli fino al 59, l'anno scorso. Ok, cosa dice questo teorema? Dice sia x di uno spazio metrico completo. Cosa vuol dire completo? Chi se lo ricorda? Lo scrivo sull'altra lavagna in maniera tale che completo significa che ogni successione di Cauchy è convergente. Indugio su questa cosa perché lo dovete capire, eh? Allora, cos'è una successione? Una successione sarebbe un'applicazione da n a valore di x. Normalmente però la indicate così, come se la successione coincidesse con quello del codominio. Non è così, ma insomma, con i valori dell'immagine. La successione è la classica x con 1, x con 2, una successione di elementi di x grande. Qua non ci voglio perdere tanto. Una successione di elementi di x grande si dice di Cauchy quando? Chi se lo ricorda? Per ogni epsilon maggiore di 0 esiste un indice ni appartenente a n, tale che se n ed m sono più grandi di ni, allora la distanza di x con n da x con m è minore. Qua sotto, per paragone, vi scrivo la definizione di convergenza. X con n converge a x in x grande. Se solo se per definizione per ogni epsilon maggiore di 0 esiste un indice ni tale che se n è maggiore o uguale a ni, allora la distanza di x con n è x. Questa ve la ricordate. Quindi successione convergente significa
successione di elementi che si avvicinano definitivamente a x, cioè per ogni epsilon da un certo punto in poi sono più vicini a x di epsilon. Mentre successione di Cauchy cosa significa? Una successione di elementi che si avvicinano tra di loro. Cioè da un certo punto in poi, oh laggiù, da un certo punto in poi distano meno di epsilon. Quindi quando sia tutti e due gli indici sono maggiori di ni, distano tra di loro meno di epsilon. Secondo voi quale dei due concetti implica l'altro? In generale sarà vero che una successione convergente è di Cauchy o che una successione di Cauchy è convergente? Ogni successione convergente è di Cauchy. È così. Se come dice Vasco Rossi ci vedremo tutti a Roxy Bar, vuol dire che a un certo punto dovremo stare tutti vicini. Se dobbiamo convergere, convergete a Roxy Bar alle 23. Alle 23 stanno tutti là. Quindi si devono, se si devono avvicinare a un certo punto, si devono avvicinare per forza tra di loro. Allora, dicevo, se dobbiamo convergere tutti sullo stesso punto, per forza ci dobbiamo avvicinare tra di noi. Uno potrebbe pensare che vale anche il contrario, cioè se ci avviciniamo tra di noi, ci avviciniamo tutti allo stesso punto. Non è così, sia perché ci potremmo avvicinare tra di noi, ma vabbè, no. Definitivamente, quindi a un certo punto si stabilizza pure la posizione, però il problema è che là potrebbe non esserci nulla, potrebbe non esserci il punto. Allora, infatti, il primo esempio di successione di Cauchy non convergente qual è? Una successione di numeri razionali che converga alla radice di 2. Questa è di Cauchy. Sì, ma converge alla radice di 2? Eh sì, però se mi metto in cura la radice di 2 non ci sta. Se mi metto i numeri razionali, la radice di 2 non c'è. Quindi se io considero solo i numeri razionali, quella successione rimane di Cauchy, perché Cauchy la faccio con la distanza come la faccio in R la faccio in Q uguale, ma il limite non c'è. Mettiamolo così, il limite non c'è ancora un'etichetta, cioè nel senso in Q non c'è, però potete sempre considerare un insieme più grande dove questo limite c'è. Allora, per esempio, voi vi dovete avvicinare, state tutti là col telefonino e dice addossate. Italiano, dove siete? Ah, siamo tutti qua, però non ci sta un segno di riferimento, in mezzo alla campagna, oppure gli dai coordinate del GPS, che ne so. Qualcosa devi fare per identificare il punto. E la stessa cosa, questo si può dimostrare in matematica, cioè la successione di Cauchy può non essere convergente. Ma se io amplio lo spazio, cioè ci metto l'etichetta opportuna, perché devo andare in uno spazio più ampio, perché radice 2, le etichette razionali non andavano bene perché non era un numero razionale, allora effettivamente diventa convergente. Perciò si dice, allora chi è uno spazio metrico completo? Uno spazio metrico dove le successioni di Cauchy sono tutte convergenti. Allora, Q non è completo, R sì, è chiaro? Ogni successione convergente è di Cauchy. Questo è un esercizio, potete dimostrare l'esercizio. Se in X nello spazio metrico ogni successione
dico sci. È convergente. X di si dice completo. In realtà è se solo se. Lo spazio medio si dice completo se solo se tutte le successioni di Cauchy sono convergenti. È una definizione. Quindi lo vogliamo scrivere più esattamente. Questi in x di se solo se def x completo. Quindi chi è lo spazio medio completo? Lo spazio medio dove tutte le successioni di Cauchy sono convergenti. Adesso dobbiamo introdurre il concetto di contrazione. Sia f da x in x una contrazione. Questo che vuol dire? Che la distanza di f di x da f di y è minore o uguale di alfa volte per la distanza di x da y, dove alfa è un numero compreso tra 0 e 1 e questo vale per ogni x e y. Alfa lo potete immaginare come una percentuale che va dallo 0%, se fosse 1 sarebbe il 100%, quindi una percentuale minore del 100%. Per esempio, se alfa è 0,9 è il 90%. Allora, che cosa mi dice questo? Voi avete due punti in partenza. Allora, la contrazione innanzitutto è un'applicazione che muove i punti dello spazio, quindi va dallo spazio in sé, cioè non è che ha valori reali, eccetera. Semplicemente prende due punti e li muove. Dopo aver applicato f, i punti stanno ancora nel mio spazio. Dopo averli mossi, la distanza si è ridotta di un certo fattore percentuale fisso. Cioè, la distanza è minore o uguale del 90% di lì. Cioè, cosa fa una contrazione? Avvicina i punti. Non è che questi li avvicina del 10%, quell'altro dell'1% e quell'altro dell'1/1000. Li avvicina, per esempio, se qua c'è 0,9, li avvicina sempre almeno del 10%. Chiaro? Perché la distanza è minore o uguale del 90% di partenza. È chiaro? Allora, vediamo se avete capito chi sono le contrazioni. Supponiamo che alfa sia uguale a 0. Cosa possiamo dire su f? Che tipo di funzione è f? No, ma uguale identica. La funzione identica non è una contrazione, perché alfa è uguale a 1. Se è identica, i punti rimangono alla stessa distanza. Se alfa è uguale a 0, che tipo di funzione è f? Questa distanza deve essere sempre 0. La distanza meno di 0 non può essere. E quindi qual è? Quando è possibile che la distanza sia 0? Quando tutti i punti coincidono. Ma questi punti chi sono? Sono le immagini. Ah, come si chiama la funzione quando le immagini sono tutte uguali? No, non è niente. Per esempio, se le immagini stanno in R, le immagini vanno tutte 7, non è mica nulla. La distanza è sempre 0. Allora, tutti gli arcieri sparano sullo stesso bersaglio. Come si chiama questa funzione?
Bersaglio non si chiama San Sebastiano. La funzione si chiama? Costante! È una costante! È chiaro? Allora, se alfa uguale a 0 la funzione è costante. In generale sarà una funzione continua, sì o no? Eh sì, anzi, cioè, se x con n converge a x, questo per definizione che significa? Che la distanza di x con n da x tende a 0. Questo implica che la distanza di f di x con n da f di x, questo è minore o uguale di alfa la distanza di x con n da x, allora questo tende a 0, questo tende a 0 pure lui, questo è maggiore o uguale di 0, ok? E quindi in particolare la funzione continua, anzi si potrebbe vedere che è una funzione uniformemente continua. Non so se avete dato la definizione, ma insomma non la voglio dare qua. Se la sapete bene, se non la sapete bene. Anzi, è un caso particolare di funzione uniformemente continua, è un tipo di funzione che si chiama lipschitziana. Lipschitziana significa semplicemente che questo che ho scritto io qua. Però lipschitziana non prevede che la costante sia per forza meno di 1, la costante dovrebbe essere anche 2, 3, 5. Cioè non prevede che le distanze si avvicinino, si potrebbero anche allontanare. Quindi si dice una contrazione, cioè una funzione lipschitziana di costante alfa meno di 1. Quindi lipschitziana di costante L, ci mettete L al posto di alfa e non è detto che sia meno di 1. Contrazione lipschitziana e la costante è più piccola di 1. Queste sono le ipotesi. Qual è la tesi? Esiste uno e un solo x con 0 appartenente a x, tale che f di x con 0 è uguale a x con 0. Questo punto si chiama punto unito, punto fisso. Punto fisso della contrazione. Va bene? Ok. Quindi una contrazione ha uno e un solo punto fisso. Allora, per dare una diciamo, metafora della situazione, immaginate, prendete la lavagna, fate una foto, ma una foto cosa fa? Avvicina i punti, però non siamo nello stesso spazio. Allora, prendete la foto e azzeccatela sulla lavagna, identificando ogni punto con quello che ci va sotto. Quindi l'immagine è il punto che sta sotto a corrispondente punto della foto. Cioè, il punto del dominio è il punto che avete fotografato, il punto immagine è quello che sta sotto a quello diciamo a sotto alla sua posizione nella foto, ma sulla lavagna. Allora questo teorema dice che se fate questo tipo di operazione, fate la foto, la azzeccate sulla lavagna, c'è uno e un solo punto, non ce ne sono due, che quando andate a azzeccare la foto sulla incollare, sovrapporre la foto alla lavagna,
va esattamente sulla sua stessa posizione. È chiaro? Questo dicevo. C'è uno e un solo punto. È un teorema molto bello e tra l'altro è costruttivo. Dice anche molto utile, perché viene usato in un sacco di situazioni diverse. Per esempio viene usato nella compressione d'immagine per far vedere che diciamo c'è un, posso ricostruire un'immagine approssimata, il mio visualizzatore dell'immagine fa delle operazioni che sono delle contrazioni e quindi alla fine converge a una certa immagine. Oh, ma si utilizza in una marea di situazioni diverse, quindi è uno dei teoremi più utilizzati dell'analisi. Poi vedremo delle applicazioni semplici prima di applicarlo alle equazioni differenziali. Adesso il teorema lo dobbiamo, Dimo. Scusate, l'enunciato lo cancello perché preferisco lavorare su questa lavagna davanti. Tanto l'abbiamo discusso ampiamente, quindi. Anzi, adesso che andiamo a dimostrare, io aggiungerò anche qualcosa alla tesi. Il punto unito, fatemi il favore, invece di chiamarlo x con 0, chiamatelo x segnale. Allora dicevo, il punto unito, chiamiamolo meglio x segnale, perché adesso con un punto x con 0 generico indicherò un punto iniziale. Allora, mettiamoci di. Questo lo vogliamo trovare. Vogliamo dimostrare che esiste un teorema. Allora diciamo, prendiamo un punto generico di x grande, sia x con 0 appartenente ad x arbitrario. Quindi se volete lo spazio è non vuoto, sia una richiesta sottintesa banale. Poi definiamo x con n, x con n uguale f di x con n meno 1 per ogni n appartenente. Per capirci, x con 1 è uguale a f di x con 0, x con 2 è uguale a f di x con 1 e così via. Siccome la funzione va da x in x, dico che x con n converge a x segnale. Che è uguale a f di segnale. Poi che il punto unito è unico. Dal punto iniziale è minore o uguale, se non ho errato, la distanza di x con 0 da x con 1 fratto 1 meno f. Chiaro?
quindi allora, indugiamo un attimo su questa. Io non ho dimostrato ancora niente, sto a livello di enunciato, insomma. Sto enunciando quello che dimostrerò tra poco. Allora, però, qualcosa l'ho detta. Cioè, come si fa a trovare il punto unico? È banale. Parti da un punto qualunque e applica f. Ti ci porta f. Fai f e c'è x con 1. Fai f e c'è x con 2. Fai f e c'è x con 3. E hai x con 3. Non solo. Avevo x con 0, ho applicato f e ho trovato x con 1, hanno una certa distanza. Se fosse 0 questa distanza avrei già trovato il punto unico. Ma se non fosse 0 non l'ho trovato il punto unico. Però posso dire quanto dista il punto unito da x con 0, da dove sono partito. Ebbene, basta che fai la prima distanza, dividi per 1 meno alfa. Cioè, se tu avevi x con 0, x con 1 va qua, mettiamo che alfa era un mezzo, allora vuol dire che il punto unito sta qua dentro. Alfa uguale un mezzo, qua c'era x con 0, qua c'era x con 1, qua la distanza era 1, prendi il cerchio di raggio 2, il punto unito sarà da qualche altra parte, sarà là dentro, non in x con 1, perché poi avrai x con 2, poi avrai x con 3, poi avrai x con 4, poi alla fine avrai x segnato, che andrà necessariamente a stare in quella sfera di centro x con 0 e di raggio, se alfa uguale a un mezzo, il doppio della distanza iniziale. Ovviamente se alfa era 0,9 la stima è peggiore, perché fratto 1 meno alfa significa che in quel caso la distanza ti verrà stimata in termini 10 volte la distanza iniziale. Però se invece alfa è molto piccolo, stiamo molto vicini. Non solo, ma adesso supponiamo che questa distanza era 1. Allora, abbiamo detto la distanza di x con 0 al massimo è 2. Prendiamo la distanza da x con 1. Se io prendo la distanza da x con 1, al massimo sarà 1. Per quale motivo? È perché la distanza tra x con 1 e x con 2 è minore o uguale di alfa volte la distanza x con 0 e x con 1. Quindi ogni volta che passo, e anche x con 1 lo posso prendere come punto iniziale, quindi la mia prima distanza si riduce in un fattore alfa, e quindi possiamo in più in generale dire così che la distanza di x segnato da x con h è minore o uguale di alfa alla h della distanza di x con 0 da x con 1 fratto 1 meno alfa, che è una formula ben più precisa, mi dice che la distanza decresce, e decresce in modo esponenziale. Vedete, questa è una costante, qua c'è alfa che è un'altra costante fissa minore di 1, e poi c'è a all'esponente h, quindi è come se fosse un esponenziale negativo. Sì. Ok? È 1 fratto m alla h, dove m è una costante maggiore di 1. Quindi decresce in maniera esponenziale. Quindi ci converge pure velocemente. È chiaro? Ovviamente adesso tutto questo lo dobbiamo dimostrare. La dimostrazione non è particolarmente complicata. Cominciamo a vedere che il punto fisso è unico. Il punto unito è unico. Allora, supponiamo che x sia uguale a f di x e y sia uguale a f di x.
Allora, qua come preferite, o supponete anche che x sia diverso da y e poi troviamo un assunto, oppure adesso faccio vedere che x e y sono uguali, stessa cosa. Allora, guardate, andiamo a fare la distanza di x da y. Quindi questi sono due punti uniti, a priori sono diversi, però so che questo è uguale alla distanza di f di x da f di y. Ma siccome f è una contrazione, questa è minore o uguale di alfa volte per la distanza di x da y. Portando tutto a primo membro, trovo che la distanza di x da y per 1 meno alfa è un numero minore o uguale di 0. Ma in realtà questo numero è maggiore o uguale di 0, questo numero è maggiore o uguale di 0, anzi questo è strettamente maggiore di 0, perché alfa è minore di 1. Questo numero è maggiore o uguale di 0, quindi qual è l'unica possibilità affinché questo prodotto sia minore o uguale di 0? Deve fare 0. Allora, se deve fare 0, questo non è 0, deve essere 0. Allora, se è 0 questo, vuol dire che la distanza di x da y è uguale a 0. Questo indica che la distanza di x da y è uguale a 0, che vuol dire che x è uguale a y. Cosa abbiamo dimostrato? Che se ci sono due punti uniti, questi devono coincidere. Ok, adesso dobbiamo dimostrare tutto il resto. Allora, stavolta non voglio cancellare, ma uso l'altra lavagna per continuare la dimostrazione. Cominciamo a fare questa stima. La distanza di x con n più 1 da x con n io dico che è minore o uguale di alfa alla n per la distanza di x con 1 da x con 0. Questo per ogni n maggiore o uguale di 0, cioè n ma c'è anche lo 0. Questa è banale, perché si può dimostrare per indù. Chiaramente la distanza di x con n più 1 da x con n è uguale alla distanza di f di x con n da f di x con n meno 1, che è minore o uguale di alfa volte per la distanza di x con n da x con n meno 1. Questo è minore o uguale di alfa per alfa alla n meno 1 per la distanza di x con 1 da x con 0. Qua ho spuntato l'ipotesi induttiva. Beh, fate alfa per alfa n meno 1, fa alfa alla n. Ovviamente per n uguale a 0 e 1 la cosa è vera, basta applicare la definizione di per n uguale a 0 è uguale, per n uguale a 1 basta applicare la definizione di contrazione. Questo risultato è vero. Quindi vedete, le immagini, la distanza tra due punti consecutivi della successione si riduce effettivamente in maniera esponenziale. Allora, andiamo a fare
supponiamo di avere adesso n più grande di m. Se n è più grande di m, posso scriverlo così: n uguale m più h, per un opportuno h appartenente a n. Io per fissare l'idea ho preso n maggiore di m, posso anche fare il contrario. Allora, andiamo a fare la distanza di x con n da x con m. Questo è uguale alla distanza di x con m più h da x con m. Semplicemente sostituito il fatto che n l'ho chiamato m più h. Ma questa la posso maggiorare con la disuguaglianza triangolare, cioè posso scrivere meno uguale alla distanza di x con m più h da x con m più h meno 1 più la distanza di x con m più h meno 1 da x con m più h meno 1 più, fino a quando arrivo alla distanza di x con m più 1. Cioè ci metto in mezzo tutti gli altri punti in maniera tale da far scattare l'indice uno alla volta, da far aumentare o diminuire l'indice uno di un'unità alla volta, e poi maggioro con la distanza di questi due punti è meno uguale della somma delle distanze, disuguaglianza triangolare. Questa qui, se la scrivete per esteso, è la somma per j che va da 0 o per j che va da 1 ad h della distanza di x con m più j da x con m più j meno 1. Allora vedete, quando mettete j uguale a 1 qua viene m più 1 m, quando j uguale a h viene m più h meno 1. Quindi quando m uguale a, quando j uguale a 1 viene questo, quando j uguale a h viene questo, quando j assume il valore intermedio viene. Ora, però, tutto ciò è minore o uguale, continuo qua, di, anzi, fatemelo scrivere così, da 0 ad h meno 1, allora qua ci metto m più j più 1 e poi ci metto. È la stessa cosa, se ci metto j uguale a 0 viene m0 e viene m più 1, se ci metto j uguale a h meno 1 viene m più h meno 1 e m più 1. Ok, allora applichiamo quella disuguaglianza lì. Questo è minore o uguale di che cosa? Di alfa alla m più j per la distanza di x con 1 da x con 0, e poi mi rimane la somma per j che va da 0 fino ad h meno 1. Allora, la somma non l'ho toccata, sto maggiorando esattamente questa quantità qua, ma questa quantità qua che è alfa alla m più j per la distanza di x con 1 da x con 0, perché questi sono due indici consecutivi. Benissimo, allora uguale distanza di x con 1 da x con 0 è una costante, la porto fuori, alfa la m pure è una costante, la porto fuori, e qua mi viene somma per j che va da 1 scusate, da 0 ad h meno 1 di alfa alla j, o no? Alfa la m lo porto fuori, quello lo porto fuori, alfa la m più j uguale alfa la m per alfa la j, dentro ci rimane solo alfa alla j. Beh, ma se io questa qua, questa è la somma di una parziale di una serie geometrica, se qua ci metto più infinito e faccio la somma di tutta la serie geometrica, aumenta o no? Aumenta. E quindi se ci metto minore, anzi potrei scrivere minore stretto, perché, beh no,
perché se alfa è uguale a 0 non è minus. Comunque, minore o uguale di questa quantità. Ma qual è la somma di questa quantità? Ok. Allora, quindi come rimane? Alfa la m, distanza di con 1 da x con 0, fratto 1 meno. Cosa ho dimostrato? Che se n è maggiore o uguale di m, la distanza di x con n da x con m è minore di questa quantità. Allora, adesso dico sia epsilon maggiore di 0. Esiste un indice n tale che alfa alla n per la distanza di x con 1 da x con 0 fratto 1 meno alfa è minore di epsilon. Questo perché? Ah, questa qua è una costante, guardate, al variare di tale che, scusate, se m esiste n, tale che se n è maggiore o uguale m è maggiore o uguale di n, allora vediamo un po' meglio, no? Tale che se m è maggiore o uguale di n, allora alfa alla m distanza con 1 da x con 0 fra 1 meno alfa è minore di epsilon. Perché questo? Allora, questo pezzo qui è una costante, grande quanto vi pare, ma una costante, si può calcolare perché alfa è diverso da 1. Questo è 10, questo è un millesimo, il rapporto va 10.000, una costante. Grande, piccola, quello che vi pare, ma una costante. Questo invece che fa? Alfa la m. Alfa è minore di 1, quindi alfa la m tende a 0. Allora, se tende a 0 moltiplicato per la costante, pure tende a, da un certo punto in poi sarà minore. Allora, questo che vuol dire? Che se n e m sono maggiori di n, per comodità prendo n maggiore di m, se non scambiate il ruolo di m e n, se n e m sono maggiori di n, la distanza di x con n da x con m è minore di questa quantità, che a sua volta è minore di epsilon. Che cosa ho dimostrato? Allora, fatemelo scrivere su quest'altra lavagna perché voglio scriverlo quello che abbiamo fatto. Ho dimostrato che per ogni epsilon maggiore di 0 esiste un indice n tale che se n è maggiore o uguale di m maggiore o uguale di n, allora la distanza di x con n da x con m è minore o uguale di alfa alla m per la distanza di x con 1 da x con 0 fratto 1 meno alfa, che era minore o uguale, che era minore stretto di epsilon. Ok? Questo che mi dice? Questa l'ho lasciata perché poi mi serve. Ma che la successione è di Cauchy. Il fatto che ho preso n maggiore o uguale di m non ha, anche se scambiate il ruolo di m e n, vabbè. Ok? Quindi la successione è di Cauchy. La successione è di Cauchy. Allora, se è di Cauchy, lo spazio metrico com'è? Allora com'è? Quindi esiste il limite di x con n che è uguale a x.
adesso andiamo a fare, ricordatevi che la distanza di x con n da x con m è minore o uguale, questa era indipendente da tutto, l'avevamo dimostrato in generale, di alfa la m, distanza di x con 1 da x con 0 fratto 1 meno. Adesso scusate, si è dimenticato, prima di mostrare che il segnale è punto minimo. Questa l'ho ricopiata e non fa male, ma adesso dimostriamo prima che il segnale è punto minimo. Adesso, quindi x uguale a n x segnato, andiamo a fare il limite di f di x con n. F è una contrazione, cioè un'applicazione egiziana, cioè una funzione Cook. Quindi questo limite esiste quanto fa? Se x con n tende segnato, f di x con n tende a f di x segnato. Ma no. Ma d'altro canto, questo chi è? È il limite di x con n più 1, perché f di x con n per definizione è x con n più 1. X con n più 1, che successione è? X con n è la successione x con 0, x con 1, x con 2, x con 3 e così via. X con n più 1 è la successione x con 1, x con 2, x con 3, quindi è un estratto della precedente, cioè abbiamo solo tolto il primo L. Allora, se è un estratto della precedente, la precedente come diceva è x segnato, anche questa commette la x segnato. Quindi come vedete è un punto unito, è il punto unito, perché abbiamo detto che non ce ne stanno più. A questo punto, se qua fate tendere x con n, n è infinito, x con n come è già x, la distanza è una funzione, mantenendo fissa una delle due, è una funzione continua. La distanza è facile, dalla disuguaglianza triangolare si vede un'applicazione lipschitziana di costante 1, quindi è continua. Quindi quando x con n converge a x segnato, la distanza di questo da questo, manteniamolo fisso, converge alla distanza di x segnato a x con n, che è stato mantenuto fisso. Ma a destra si è mosso qualcosa? A destra questo numero non dipende da n, quindi quello che c'era sono tutti meno uguali di questo valore, quindi anche passando al limite è meno uguale di questo valore, che era l'ultima disuguaglianza che io avevo dichiarato valida nella lavagna che ho cancellato, no? Ricordate la distanza, per esempio se qua ci metto x con 0 da x con segnato, x segnato, io la alfa da 0, cioè 1, cioè la distanza x1 da x con 0 fratto 1 meno a. Se invece di partire da x con 0 parto da x con m, mi compare semplicemente in più un alfa alla m, che era esattamente quello che avevo dichiarato all'inizio. Quindi la dimostrazione è conclusa. Penso che possiamo farci un po' di più.